Buonasera amici di Zona Locale, bentornati. 2 minuti di ritardo che qualche amico affezionato ci ha fatto notare, ma per i giornalisti questo è l'orario in cui si devono anche chiudere i pezzi, quindi bisogna un attimo regolarsi, quindi questi 2 minuti erano fondamentali per terminare una cosa, colpa mia, ma ci siamo. Inizia una nuova settimana, questa famosissima fase 2. Di cui magari poi accenneremo anche con il nostro ospite, ed è una settimana che per le nostre dirette, che continuiamo anche in questa fase 2, perché comunque questa modalità di interagire ci sembra interessante, ci dà l'opportunità di fare tante chiacchierate interessanti, dedicheremo esclusivamente alla musica. Quindi iniziamo oggi una settimana con un artista, un musicista, nonché un grande amico che è Fabio Falcone, e per tutta la settimana, e poi vedremo anche se prolungare oltre, daremo molto spazio alla musica con tanti appuntamenti, perché questo è un periodo, ne parlavo sabato in diretta con Fabio Tumini, in cui veramente ci sono un sacco di produzioni artistiche molto interessanti, e quindi alterneremo nelle nostre dirette artisti ormai affermati come Fabio Falcone e come quelli che arriveranno in settimana, ma con anche tanti giovani artisti. L'appuntamento di questa sera è con Fabio Falcone. Fabio Neri probabilmente non aspetta un altro Fabio, che è Ferruccio, che però arriverà domani sera, perché domani sera avremo la diretta con Fabio Ferruccio, che ha lanciato il suo nuovo singolo e che oggi già ha iniziato ad annunciare la sua partecipazione, anche perché, oppure perché forse non ci siamo incrociati. Io aspetto che arrivi l'ospite di questa sera, che è Fabio, un altro Fabio. E lo aspettiamo in diretta per iniziare questa nostra chiacchierata a suon di musica. Parleremo un po' di quella che è la sua attività, ma oltre che di musicista in prima persona, come cantante, pianista e non so quante altre cose suona, ma è anche molto attivo in campo musicale in altre circostanze. Vediamo se lo riusciamo a inserire nella nostra diretta. Così iniziamo a farci questa chiacchierata, e poi ecco, in settimana vi dico che ci saranno dei giovani molto interessanti, qualcuno anche alla sua prima esperienza come artista, con una pubblicazione, ma ci saranno anche personaggi storici del nostro territorio. Vedremo se poi riusciremo ad allungarla anche nelle prossime settimane con qualcosa di più strutturato. Un po' di idee ci sono, ma adesso arriva Fabio Falcone. Frangenti è stato anche protagonista di questo canale, ma questa sera fa l'intervistato ed eccolo qui. La 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 la. Ciao Buonasera. Beppe. Stavo dicendo che per alcuni frangenti sei stato anche il protagonista in questo canale, ma questa sera mi dai la gioia e l'onore di averti come intervistato. Quindi. Infatti mi sento un po' a casa, eh? Mi Fa sento un po' a strano casa. però. Sì. Allora, stavo dicendo al nostro pubblico che inizia da oggi una settimana che ho deciso di dedicare interamente alla musica, perché in questo periodo di musica bella ce n'è tanta, per molti questo periodo è stato fruttuoso, quindi ci sono tante produzioni interessanti, e quindi ho deciso di fare così, alternando insomma, i musicisti e gli artisti con qualche anno in più come te, con quelli un po' più giovani. Mi fa un po' strano questa cosa di doverti intervistare ufficialmente, perché penso che non mi è mai, forse non mi è mai capitato in questi termini, però c'è sempre una prima volta per tutto, quindi ci facciamo questa chiacchierata. Allora, intanto è un po' che non ci vediamo in video, quindi oggi è iniziata anche la fase 2. Come l'hai iniziata tu questa fase 2? Sono andato a fare una camminata oggi pomeriggio, finalmente. Che poi in realtà avevo camminato anche prima nei paraggi di casa. Però comunque è diverso camminare sapendo di poterlo fare con serenità, sapendo che sei in regola. Quindi ho fatto un'ora di camminata, pantaloncini corti, musica in cuffia e mi sono un po' rilassato. Però devo dire che mi sento fuori fase.
cioè la seconda fase mi ha portato fuori fase, la fase 2 mi ha portato fuori fase, perché è tutto così strano, cioè è una finta libertà, è un po' come quando esci di galera dopo 20 anni, anche se non ci sono mai stato, quindi non posso provarlo, però ho visto tanti film che parlano di questa cosa qui, cioè dopo che esci di galera dopo tanti anni è come se non sai più vivere, non sei più abituato a vivere. È un po' questa la sensazione che provo. Non mi sta piacendo. Per ora non mi piace la fase 2, poi ti dirò. Senti, in questo periodo tu hai lavorato a distanza, però veniamo, ecco, da qualche giorno fa è stato il 1º maggio in cui forse più di tanti altri appuntamenti, il 1º maggio è dedicato, oltre a essere la giornata dei lavoratori, cioè è la giornata dei lavoratori, ma oltre a questo pensiero è sempre dedicato alla musica, no? La musica è molto presente nel 1º maggio per tante manifestazioni che si fanno. E tu hai ricondiviso anche uno scatto di un bel concerto a Bologna. E, insomma, questo 1º maggio con questa musica un po' diversa, come è stato? Lo commentavo in famiglia mentre vedevamo il concerto la sera del 1º maggio. È strano, cioè la musica senza pubblico non è musica. Cioè ci siamo davvero resi conto in questo periodo di distanziamento sociale di come la musica abbia necessariamente bisogno del pubblico, dell'applauso, del contatto fisico. Cioè la musica è socializzazione, ma se andiamo indietro nel tempo, cioè dai primordi della musica, dalle prime forme di espressione musicale, ma non solo musicale, anche proprio dello spettacolo, no? Se torniamo indietro ai Romani, ai Greci, ai nostri antenati, cioè la musica era condivisione. E la condivisione social è bello perché ci aiuta comunque ad alleggerire il periodo che viviamo. Però diciamo che stiamo camminando invece che con quattro cilindri ne abbiamo due che funzionano, capito? Cioè, non va bene così. Cioè, vedere uno spettacolo in televisione di un artista che da solo al pianoforte ti suona una canzone, senza un applauso e senza la reazione del pubblico, fa davvero strano. Non so se il futuro, mi auguro di no, mi auguro di no. E hai citato a un certo punto la storia, i primordi, e a proposito di questo, proprio qualche giorno fa, anzi un paio di giorni fa, è uscito fuori qualcosa che riguarda la tua storia. Perché oggi, magari, ecco, chi ha la mia età, dalla mia età in su, queste cose si riguardano, ma magari tanti giovani che oggi ti seguono, che ti sentono anche cantare, ti conoscono per quello che sei oggi, magari non sanno tante cose. Invece è stato molto bello rileggere questo ricordo che ha pubblicato Lino Spadaccini di 24 anni fa, insomma, quando un po' poi è nato tutto, che erano i tempi in cui andavi al liceo, e quindi da un concerto dedicato a Vasco Rossi sono nati gli Xeno che hanno dato via, no, il tributo. Ci ripensi un po' a quegli anni, alla musica che facevi in quegli anni? Sì, guarda, io ho un grande difetto, perché alla fine diventa un difetto, che non dimentico nulla di quello che ho fatto. Sono un po' come te, perché ti conosco, so che anche tu sei così. Non dimentico nulla e quindi ho tutti i passaggi del mio percorso musicale scolpiti dentro il cervello. Quelli erano anni particolari a Vasto. Stiamo parlando, il ricordo che Lino ha condiviso su Facebook l'altra sera è del 1996, 24 anni fa. Erano anni particolari perché la musica da live era ferma da un po'. C'era tantissimo piano bar, ma non si suonava più dal vivo. Che se ci ripenso un po' sono anche corsi e ricorsi storici perché anche oggi ci troviamo in questa fase, prima della pandemia. Siamo ritornati a quella fase di stallo. Noi avevamo 18 anni, 17-18 anni, abbiamo deciso di mettere su una band, in quella band c'eravamo io, Giacca, Massimo Giuliani, Giuseppe Martinelli, Alessio Natalizia, Carmine Giangiacomo, tutti personaggi che poi sono andati a creare un'altra serie di ramificazioni che hanno messo in giro quella musica negli anni a seguire. Da quel concerto di Vasco Rossi che citavi tu, noi abbiamo fatto una serata tribute band a Vasco Rossi. Dopo ci siamo sciolti immediatamente, abbiamo fatto quell'evento e ci siamo sciolti. Però una parte di noi è andata a formare una band che si è chiamata Xeno, dove c'eravamo io, Martinelli, Giacca, Nicola Cedro e Massimo Giuliani.
Poi Cedro a sua volta ha formato i Senso, un ulteriore band. E l'Xenon ho preso Fabio Tumini e siamo diventati La Differenza e abbiamo fatto tutto quello che voi sapete. Se ripenso a quegli anni, ci ripenso con... cioè rivedo un bambino che non si rendeva neanche conto di quello che stava facendo. Io lo facevo proprio, cioè non pensavo sarebbe diventato poi un lavoro negli anni. Lo facevo perché mi piaceva, perché mi divertivo, volevo stare insieme ai miei amici e volevo intrattenere la gente, che penso è la cosa che ho sempre saputo fare meglio. E tra l'altro, tra le cose, così visto, cioè una serata, al momento dei riporti pubblici, cita i Knoop, che sono stati stato il nome che per una fase, forse cioè, eravamo in un paio di abruzzesi nella una mitica serata all'Indian Saloon del Milano, vicino Milano, in cui. Certo. Quello era una delle tappe che poi vi portava verso, diciamo, il contratto importante Sanremo e tutto il genere. Quindi quel ricordo è originale e anche lì però era musica dal vivo col pubblico. Quindi poi il live penso che è la dimensione che per voi artisti. E tra le altre cose che Lino cita tra i ricordi più belli c'è anche il concerto di Ferragosto a Vasto Marina, no? L'altro giorno mettendo ordine nel mio hard disk vecchio, e poi che ho mandato anche un paio di scatti di qualche anno fa, ho rivisto la marea umana di quel Ferragosto per il 2010. Tu eri sul palco con noi lì, eh? Ero sul palco con voi, nel periodo in cui abbiamo anche cioè, tra le altre cose che abbiamo fatto insieme, abbiamo anche lavorato insieme. Oggi vedere, insomma, queste maree umane fa un po' strano. Guarda, allora, chi come me ha vissuto la musica, proprio il contatto fisico, tu pensa che noi arriviamo dai pub piccoli, dai club piccoli, dove finivi la serata regolarmente con due o tre persone addosso che ti cantavano prendendoti il microfono, ti sputavano addosso, c'era proprio una partecipazione fisica Fisica. anche esagerata, però mi ricordo che non mi ammalavo mai, infatti. Pensavo, ma ti rendi conto quanta roba condivido fisicamente con questa gente? Non mi ammalavo, avevo gli anticorpi davvero a mille. Immagina il periodo che viviamo adesso, invece, assolutamente l'opposto. E poi invece siamo usciti dai club e siamo arrivati a queste distese oceaniche, che tu pensa che nel periodo della differenza, del grande successo della differenza, abbiamo suonato per esempio in Piazza Duomo a Milano davanti a 200.000 persone. 200.000 persone, lo ricordo ancora adesso. Non vedevo la fine, meraviglioso. E poi abbiamo fatto una serie di tour con tantissimo pubblico e poi quella bellissima data a Vasto Marina, sulla spiaggia, tu eri sul palco con noi e c'erano migliaia di persone. Guarda, sono cose che, non lo so, io le auguro ai giovani di adesso, le auguro, perché sono le cose più belle che ho vissuto nella mia vita. Le emozioni vere le hai quando riesci a soddisfare i tuoi sogni. E a farlo in modo così tanto importante, così tanto pieno. Io ho vissuto dei momenti meravigliosi su quei palchi e li ho condivisi. Sai una cosa, Giuseppe, importante? Io ancora oggi ricevo dei feedback, tu sei tra quelli, ma ci sono tanti altri ragazzi, mi danno ancora dei feedback di quelle emozioni che hanno vissuto insieme a noi in quegli anni e mi dicono era bellissimo, era fantastico. Ed era come stare sul palco insieme, non eravamo noi da una parte e loro dall'altra. Era insieme si viveva la stessa emozione. Questo credo sia stato anche il merito più grande che ha avuto la differenza. Cioè, noi abbiamo fatto partecipare i nostri follower, i nostri amici al nostro Follower prima successo. dei follower, Sì, quando non c'erano i follower. al nostro successo. Cioè, loro partecipavano insieme a noi. Quando siamo andati a Sanremo, loro erano con noi su quel palco. Li abbiamo sempre tenuti partecipi. Ecco perché ci rispettano e ancora oggi ci vogliono bene. Perché facciamo parte della loro vita. Oggi che musica stai suonando? Perché tu Ma... non ti fermi mai, eh? Cioè, No, questo ormai lo io sanno tutti. ho un progetto parallelo che sto portando avanti da solo. È la prima volta che faccio una roba da solo, però non ne voglio parlare perché è un progetto ancora in divenire, quindi non è il momento di parlarne. Ultimamente avevamo anche pensato di registrare qualcosa di nuovo con La Differenza, però non lo so. Tutti quanti utilizzano questo momento per far vedere qualcosa. Noi quello che dovevamo far vedere l'abbiamo fatto vedere quando era il momento. Se decideremo di tornare a fare un disco con la differenza, perché avremo voglia.
non di certo per dimostrare nulla a nessuno, ma semplicemente perché c'è la volontà di tornare a fare musica insieme. Quindi sto facendo delle robe mie personalmente e poi sto lavorando con altri artisti. Questa è un'altra cosa che mi sta stimolando molto. Sto producendo per altri artisti, sto facendo anche il manager per altri artisti e poi ovviamente faccio l'avvocato e mi occupo di queste materie. Tra gli artisti a cui dai un contributo, poi oltre che lavorativo per la tua attività da avvocato, ma anche come diciamo mentore, sicuramente ci sono molti nel territorio, però se penso i fratelli Colonna sono due che diciamo è un po', no, visto nascere, crescere e li compro di sempre. Certo, non solo loro, anche per esempio Fabio Celenza. Io mi ricordo quando Fabio ha iniziato la sua attività, io sono stato tra i primi a mettere il like al primo video, a quello con Keith Richards, e gli scrissi un messaggio in privato: tu da oggi cambia tutto, perché hai fatto una roba che è fuori dal comune. Allucinante, pazzesco. Prova del fatto che, sai, a me tanti ragazzi mi chiedono, ma per avere successo bisogna conoscere le persone giuste, bisogna firmare il contratto discografico giusto. No, non è così. Per fare successo bisogna fare qualche cosa che sia davvero dirompente, qualcosa di figo. E Fabio Celenza l'ha fatto. Era inevitabile che quando ha pubblicato quella roba non succedesse quello che è successo. Era troppo al di là, era troppo bello e tutti se ne sono accorti. Quindi non conta avere i contatti, conta quello che proponi. Assolutamente. I fratelli Colonna li amo, li adoro. Sono due ragazzi fantastici, due grandi artisti e poi con loro ho proprio un feeling. Ecco, se fossimo coetanei sicuramente avremmo fatto parte di della stessa band. Sì, sicuramente c'è proprio un feeling che va al di là proprio al di là della musica, un rapporto umano. Stiamo proprio bene insieme. Quando vado a Milano, alle volte, quando andavo a Milano, spero di poterci tornare presto, alle volte mi appoggiavo a casa di Matteo, di Andrea, lo chiamavamo il Nido, ci incontravamo al Nido milanese. La musica crea questi legami, a volte anche tra epoche diverse, no? Perché poi è il linguaggio comune quello che fa stare insieme, no? Quindi puoi avere 15 anni, 20 anni, 40 anni, 50, ma il feeling c'è. Penso, ad esempio, uno che ha grandi feeling con voi, il mitico Bruno D'Ercole, che è un po' più grande di voi, ma con cui c'è grande feeling. E penso anche al feeling, per tornare giusto un attimo alla differenza, anche se voi non suonate insieme da tempo, basta ritrovarsi un attimo sul palco, come penso l'anno scorso era l'anno scorso una serata a Montenero che avete fatto per insomma anche una bella causa, nel momento in cui si è ricreata per un attimo sul palco la formazione perché c'era Fabio, sembrava che foste usciti la sera prima dalla sala prove, e quel video che mi sono trovato a girare che ho messo online ha fatto finire il mondo. Guarda, io quando mi parli della differenza, la differenza è qualcosa che non si può spiegare a parole, perché è al di là dell'amicizia. Cioè, e ti parlo soprattutto della prima formazione della differenza, di quella con la quale siamo cresciuti insieme, quella che va dalle superiori fino a Sanremo, quindi quella con Massimo Giuliani e il Puma. È un rapporto fraterno, è qualcosa che non si può spiegare. Noi eravamo strutturati in modo che ognuno di noi avesse un ruolo all'interno del gruppo, ma senza che ce lo fossimo mai dato. Era naturale che io facessi delle cose, che Max ne facesse un'altra, Joe un'altra, il Puma un'altra, Jack un'altra. Ed eravamo assolutamente complementari tra noi cinque in modo perfetto. E io credo che nella vita poche volte si vengono a creare quegli equilibri magici. Se siamo riusciti a fare quello che siamo riusciti a fare, è un insieme tra bravura e fortuna. La bravura è stata quella che siamo riusciti a rimanere insieme senza perderci, perché poi noi suonavamo insieme durante il periodo dell'università, quindi io vivevo a Bologna, un altro a Roma, un altro ad Ancona. Nonostante questo ci incontravamo e facevamo musica, ci incontravamo nelle varie città d'Italia, che non è una cosa tanto consueta, sai. Oggi fare sacrifici per la musica, chi li fa davvero oggi sacrifici per la musica? Chi li fa oggi davvero sacrifici? Oggi bene o male con internet sei ovunque con un click. Quando ho iniziato io invece dovevi prendere, andare, viaggiare, andare alle case discografiche, proporti, bussare alla porta, essere mandato via. E noi con la differenza abbiamo creato una famiglia.
Quindi io ogni volta che mi chiedono, ma perché la differenza era forte? Perché con la differenza siete riusciti a fare quello che siete riusciti a fare? Non riesco a spiegarlo a parole, so soltanto che era magia. È come quando ti innamori di una donna, magari non è neanche perfetta, ma è la tua donna e sai che è perfetta per te. Noi cinque nella differenza eravamo l'uno complementare all'altro. E infatti, quando poi sono venuti meno alcuni pilastri della band, ne abbiamo sofferto tutti. È un po' una palestra di vita, suonare in una band, soprattutto partendo da molto giovani, è un po', ecco, anche per chi poi non lo fa come proprio mestiere di vita, perché magari se penso a voi cinque, c'è chi, cioè comunque tutti hanno preso magari altre strade, sempre affiancandole alla musica, ma la forza della band, no? Quindi tutte le dinamiche che ci sono, questa divisione dei ruoli, lo stare insieme e a volte prendersi di più, prendersi di meno, è una cosa che chi la vive, riesce poi, ecco, in quello che fa, in un altro lavoro, in un'altra circostanza, ad avere così, tornando al virus, degli anticorpi più forti per affrontare le situazioni. Beh, è ovvio che insieme agli amici diventi uomo prima, se gli amici sono quelli giusti. Noi siamo diventati uomini insieme, noi cinque. Siamo diventati prima fratelli e poi uomini. E anche, è chiaro Giuseppe, che quando soffri insieme a una band diventa più facile soffrire, perché hai sempre una spalla sulla quale appoggiarti per condividere le differenze. Nel mondo della musica. Le difficoltà, scusami. E nel mondo della musica è pieno di difficoltà, le incontri quotidianamente. Se penso oggi, per esempio, alla carriera dei rapper, che sono quasi sempre soli, Da soli. perché poi i rapper si creano un team intorno? Il team, sostituisce quello che la band era una volta. La crew non è altro che una band, dove semplicemente non ci sono i musicisti che suonano, ma c'è un team di persone che lavorano per un unico obiettivo. Ed è fondamentale. Da soli non si va da nessuna parte, ma soprattutto è bello condividere, oltre che i successi, gli insuccessi. Condividendo gli insuccessi si diventa uomini. Ancora oggi, chiaramente noi con la differenza abbiamo un gruppo WhatsApp dove ci sentiamo tutti i giorni, perché è normale, ci sono dei legami che è impossibile cancellare. E ancora oggi ci capiamo senza parlare. C'è una roba che va al di là, davvero, va al di là del rapporto d'amicizia. Conosciamo i pregi e i difetti di ognuno di noi dal profondo, è come conoscere un fratello da quando sei ragazzino, ci sei cresciuto insieme. Ed è bellissimo, lo auguro a tutti. Questa esperienza, magari, ecco, della band, dello stare insieme a suonare, quindi condividere il tempo, che oggi magari si è un po' persa, perché chi inizia a fare musica oggi difficilmente, magari in percentuale, sono molto più quelli che iniziano un po' il percorso da soli, anche perché le capacità tecnologiche ti permettono anche di suonare 10 strumenti da solo, perché la tecnologia ti aiuta, ma manca poi, ecco, una parte a un giovane che inizia, anche che fa un tipo di musica che non è necessariamente quella rap, ma anche che fa musica, diciamo, tra virgolette, melodica, però comunque la fa un po' più da solo. Ma manca la condivisione, certo. Cioè, ripeto, alla fine devi cercarti dei partner. Chiamalo manager, chiamalo produttore, chiamala crew, chiamalo producer, chiamalo accompagnatore, chiamalo autista. Ma io penso che prima o poi anche l'artista solista ha bisogno di avere qualcuno al suo fianco con il quale confrontarsi. Anche perché nella musica, se le cose ti vanno bene, avrai una schiera di leccaculo pronti a dirti sei bravo, va bene, va sempre tutto bene. E questo è un guaio. Invece, avere a che fare con un team di persone oneste, come per esempio una band, come nel caso della Differenza era, anche nei momenti di più grande successo, noi ci incontravamo tra noi cinque, poi chiusi in macchina, e uscivano fuori le cose che non andavano bene, quelle da migliorare. Non c'erano leccaculi. C'era un gruppo di amici onesti pronti a dirsi: ehi, sì, ora ci stanno tutti dicendo che siamo i più fighi d'Italia, ma guarda che facciamo cagare quando facciamo questa roba qui. Senti lì, è stonato, senti là, il passaggio con la batteria è fuori tempo. L'onestà è importante nel mondo dell'arte, ma quando le cose ti vanno bene, è difficile trovare gente onesta pronta a mettere in discussione quello che sei. E tu sei anche autore delle canzoni, quindi, cioè, insomma, scrivi le canzoni, la musica. Se
a 15 anni, a 20 anni, a 25 anni, gli spunti forse se ne trovano di più. Visto che ci hai detto che hai un progetto autonomo, diciamo indipendente, che chissà, magari più in là scopriremo, e comunque non sei più un giovanissimo. Lo stimolo per scrivere, per approcciarti alla musica, oggi che sei marito, sei papà, sei avvocato, no, gli stimoli per scrivere le tue cose come cambiano? Bella domanda. Per me sono sempre, cioè nel senso, io ho un modo di scrivere che non so che è tutto mio. Cioè nel senso, io riesco a scrivere quando sto bene. Se sto bene, non sono uno di quelli che soffre e quindi scrivo la canzone che soffre, non sono così. Io quando sto bene riesco a mettere in musica le emozioni che provo su di me, ma che soprattutto ascolto sugli altri, da sempre questo. Quindi alcune canzoni mie sembrano autobiografiche, ma non sono autobiografiche. Sono magari il racconto di un amico che me l'ha. Se no ti sarebbe capitato un po' veramente di Di tutto, se fossero tutto. tutte autobiografiche. E allora qual è il trucco? È avere una vita sociale densa, avere a che fare con bella gente. Confrontarsi con persone che possono trasmetterti qualcosa. Se sei una spugna o se comunque hai le antenne sempre alzate, ogni dialogo può diventare lo spunto per una canzone. Quindi non conta l'età, conta le vibrazioni che hai con le altre persone quotidianamente. Conosci un sacco di gente. Prima parlavamo delle conoscenze che sicuramente non sono quelle che ti cambiano la vita, però se uno ha conoscenze, voglio dire, aiuta, anche perché conoscenze significa, intese come nel senso di essere una persona che poi si fa rispettare dalle persone per quello che è, quindi non perché ci sono giri strani. Anche perché penso che comunque, torniamo sempre un po' anche alla differenza, all'album Il tempo non desiste. Cioè, lì avete messo in fila dei nomi della musica che non credo che se io vi chiamo e dico a Bennato facciamo una canzone insieme, mi dice sì. No? Quindi vuol dire anche questa costruzione di percorso musicale, ok, ma anche un percorso personale. Cioè, sono tutti grandi musicisti, cioè, lì ci sono musicisti, ma anche altre collaborazioni, altre cose che fai, cioè sono grandi musicisti e grandi persone. Sì, nel tempo non desiste, c'è Bennato, Finardi, Enrico Ruggeri, Omar Pedrini, Alex Britti e tanti altri. C'è un altro Cioè, grossissimo. capito? Allora, Giuseppe, chiaramente noi ormai sono, Sanremo nel 2005, sono 15-16 anni che facciamo questo mestiere. Siamo stati bravi a non cadere mai nel banale. E a non rovinare mai la nostra reputazione. Abbiamo una buona reputation, ecco, mettiamola così. E anche se non abbiamo ottenuto il successo di nostri colleghi con i quali siamo partiti insieme, tipo i Negramaro o tipo i Modà, con i quali noi siamo partiti insieme, nonostante non abbiamo ottenuto il loro successo, c'è un rispetto da parte del pubblico e da parte degli addetti ai lavori. Questo ci permette anche di collaborare con persone che quando poi spendono il nostro nome un minimo di attenzione c'è e quindi poi inevitabilmente riesce a fare anche questi duetti e a fare queste robe. Io sono soddisfattissimo della storia della differenza. Ripeto, il successo è come fare 13 al Totocalcio. Ce l'hai un attimo e poi se ne va via come se nulla fosse, ok? Il successo è una cosa che ti porti dentro. Il successo è una roba personale. Io quando mi incontro con i miei compagni della differenza, stiamo bene ancora oggi insieme come se avessimo 18 anni, quello è il vero successo. Avere cinque fratelli con i quali so che potrò condividere il resto della mia vita, quello è il vero successo. Tra i tanti giovani che ti capita di seguire, no? Sono diversi un po' secondo quello che fai. C'è un buon futuro per la musica italiana? Io collaboro con tanti ragazzi, alcuni sono molto in gamba. Mi viene da pensare al Papa, per esempio, che conosci anche tu, un Sì. ragazzo molto determinato. Come lui ne ho conosciuti pochi qui a Vasto, soprattutto di quell'età, perché lui comunque fa parte della generazione ventenne, ok? Eccolo Invece qua, lo salutiamo, sei Ah! uno. Beh, ciao Papa, ciao. Molto bravo, molto determinato, lui è talentuoso anche. E come ti dicevo prima, io auguro a tutti i ragazzi
che si avvicinano al mondo della musica, di riuscire a vivere questo sogno in modo sereno, perché la musica ti può fare male, ti può fare male la musica. Devi avere a fianco a te delle persone che ti aiutano a stare coi piedi per terra quando il sogno ti porta su, e devi avere delle persone che non ti abbandonano quando il sogno ti porta giù, quando le cose vanno male, perché questa, la musica è cattiva, è una fossa di serpenti. E per uno che ci arriva, quanti sono i fallimenti? E quindi questo è importante, lo diceva il buon Masini tanti anni fa. Io auguro soprattutto che il mondo verso il quale stiamo andando permetta a loro di esprimersi così come lo ha permesso a me. Perché non so quale sarà il futuro della musica, questa è la verità, io non lo so. La musica è già diventata liquida, ma da un po' di anni. Il problema è che se diventano anche i concerti liquidi, diventa davvero un casino. Cioè, perché già non si vende più il disco, se non si vendono neanche più i concerti, come fanno i ragazzi a guadagnare e come fanno le case discografiche a guadagnare? Dove saranno gli investimenti delle case discografiche per far emergere i ragazzi? Quindi dovremmo rifarci un'altra chiacchierata in futuro per capire davvero dove andremo a parare. È ancora troppo presto per capire. Il mondo della musica in generale, il mondo dello spettacolo in questo momento vive di grandi incertezze, no? Tu hai forse la fortuna di abbinare due lavori, no? Quella proprio del musicista in sé, ma anche quella dell'avvocato. Però magari per tanti tuoi colleghi che invece hanno puntato e hanno messo tutto sulla musica, è un momento tosto, no? E sembra, cioè, ecco, è uno di quei settori che forse è un po' più lasciato in disparte in questo momento. Soprattutto saremo gli ultimi a ripartire, perché qui forse non ci si rende ancora conto. Io non voglio dare una previsione catastrofica, ma prima dell'anno prossimo non si riparte con i concerti. È difficile che nel corso del 2020 rivedremo 100 persone l'una attaccata all'altra all'interno di un club. È molto complicato. Quindi io penso che noi saremo gli ultimi a ripartire. Chiaramente, se sei un big, allo stato attuale hai la possibilità di metterti in stand-by e dici, vabbè, dai, mi prendo un anno sabbatico, scrivo un album sperando che tutto finirà e quando tutto sarà finito io sarò pronto a ripartire. Ma devi essere un big. Se sei un giovane che non ha ancora nemmeno iniziato, l'unica cosa che puoi fare è sperare nello streaming. Quindi sperare di tirare fuori qualche singolo e che in questi mesi drammatici questo singolo diventi così tanto virale da permetterti di diventare un nome quando poi tutto il meccanismo sarà ripartito. Il problema più grande, cioè per gli artisti che non sono né carne né pesce, per quelli che si trovano nel limbo, perché erano quelli che stavano iniziando a fare i loro primi concertini a pagamento, quelli da 150 persone, e quindi avevano in progetto una tournée da Con 20 tante date. date. Con altre date in giro per l'Italia, lì andavano a guadagnare e quindi la casa discografica piccola, indipendente, investiva su di loro grazie ai soldi che guadagnavano dai live. Per loro è davvero un bel casino, è davvero un bel casino. E se non c'è un intervento pronto del governo, ma il governo se n'è sempre fregato della musica, perché dovrebbe adesso risolvere i problemi dei musicisti che più di ogni altro, cioè la musica non è mai stata considerata un lavoro serio in Italia e io ho sempre lottato per questa roba qui. Pensa che io sono dovuto diventare avvocato specializzato in musica per far capire che il mestiere che facevo io non era una stronzata. Altrimenti ancora oggi tutti quanti mi direbbero sì, ok, fai il musicista, ma di mestiere serio che fai? Questo è il dramma dei musicisti. No, ma anche perché, scusami, È tornata Alessia intanto. Ciao Alessia! Dimmi. tornando ai big, il big, ok, quindi il big si può permettere anche di stare 2 anni senza fare concerti perché il suo conto in banca probabilmente sta a posto. Però il big vuol dire, cioè, ha anche dei turnisti, ha anche poi tutto l'indotto, i tecnici, cioè, il cantante, cioè, quando vai al concerto di Jovanotti, ok, c'è Jovanotti, Ma ma ci sono dietro 100 persone che lavorano per lui. 100.000 forse, pensiamo al tour dell'anno scorso. Sì, è Quindi proprio così. Ma infatti il problema riguarda tutta quanta la filiera, quanta la filiera musicale, dal più grande direttore artistico delle case di una major fino all'ultimo dei facchini del concerto di Ligabue. Il problema è serio. Il problema è che io non sono in grado in questo momento, chiaramente, di fare una previsione. L'unica previsione che faccio è che non è un problema che si risolverà a breve.
Questo ne sono convinto, perché il nostro è un mestiere fatto di, proprio di rapporti sociali intimi. Cioè, se tu pensi ai concerti estivi, si vive a petto nudo, abbracciati l'uno all'altro sotto un palco, oppure durante un tour si sta a contatto in un furgone per ore per spostarsi da una parte all'altra dell'Italia. Tutte queste cose è impossibile farle ripartire subito. Quindi la realtà è che bisogna concentrarsi adesso. L'unica cosa che si può fare è scrivere canzoni, pubblicarle sperando che succeda qualcosa di interessante, di bello. Però boh, non, io sono un ottimista di mio. In questo momento sarà che non ho ancora messo bene a fuoco la situazione, ma sai che boh, non lo so, non la vedo tanto bella sotto il profilo futuristico per quel che riguarda la musica. Non lo so, non lo so. Senti, abbiamo già sforato la mezz'ora, ma con te potremmo stare anche, diciamo, tutta la notte, voglio dire, 12.000 ore. Però Facciamolo, Peppe, inventiamoci 24 ore di diretta, facciamo il Guinness dei primati. Un'intervista di 24 ore, anche di notte, che sai, uno si connette alle 4 del mattino, ci il trova problema è tutti. che su Instagram poi ogni ora bisogna staccarsi, quindi almeno possiamo andare in bagno per fare la pausa. Esatto. E quindi, allora, non ti faccio la domanda che ho fatto a tutti, perché ormai siamo già in una nuova fase, cosa ti piacerebbe rifare, perché mi hai detto che ti sei fatto una bella camminata al mare. Però ti chiedo, visto che abbiamo parlato di musica, c'è ancora qualcosa? Hai ancora un sogno nel cassetto riguardante il mondo della musica? Mica solo uno, no? Ne ho tanti, ne ho tanti, ne ho tanti. Io sono uno sbarbatello nel mondo della musica. Devo ancora imparare e comprendere tante cose. Ho ancora da scrivere la mia canzone più bella, ho ancora da fare il mio concerto più bello, ho ancora da produrre il mio artista più bravo, ho ancora da assistere il mio cliente più bisognoso. No, ne ho tante di cose da fare. Io credo che quando ti poni poi, quelli che dicono ottengo quel risultato e sono arrivato, che gusto c'è? Non c'è mai, cioè, non ci deve essere un risultato. Il godimento deve essere nel viaggio, non nel risultato. Tu godi viaggiando ed è quello che ho sempre fatto io. L'importante è avere dei buoni compagni di viaggio, perché se hai dei buoni compagni di viaggio, il viaggio diventa fichissimo. Bene, allora io ti ringrazio per questa chiacchierata che insomma inizia anche, come dicevo, questa settimana dedicata un po' a tanti artisti più esperti, più giovani, alle prime armi o già più scafati, quindi cercheremo un po' di fare una rassegna di un po' di cose che ci sono in giro. Intanto partiamo una settimana, poi vediamo, anche se prolungarla oltre in questo spazio serale, e quindi mi fa piacere iniziare con te. Un po' di artisti già abbiamo sentiti nelle scorse settimane, quindi insomma mi fa sempre piacere vedere che oltre a chi ormai da tanti anni è in questo campo ne escono fuori di nuovi, quindi questo è molto bello, anche poi ho la fortuna di essere amici, di amico un po' con tutti, quindi è Ma tu sempre sei piacere. molto attento tu anche alle nuove leve, è bella Beh, questa cosa qua. Io mi piace la musica. grazie a te scopro molti, perché io poi non riesco a stare su tutti chiaramente. Invece ogni tanto vedo che tu parli di qualcuno, puff, e mi vado ad ascoltare un Sicuramente nuovo mi piace la pezzo. musica, anche il periodo in cui abbiamo collaborato insieme, quindi mi ha fatto stare proprio dal di dentro, anche conoscere e capire tante dinamiche che poi anche oggi quando mi devo trovare a scrivere, cioè sicuramente avere quella conoscenza di quel mondo visto dall'interno, delle tue dinamiche, di tante cose Certo. vissute, è sicuramente utile. Quindi grazie. Comunque, con me è iniziato la fase 1, perché ora Esatto. iniziamo la fase 2, ci diamo appuntamento per la Alla prima fase puntata 3. della fase 3, chiaramente. Va bene. Io ringrazio Grazie te. Fabio. Grazie Buona a te. serata, a presto. Ciao a tutti, ciao Zona Ciao. Locale. Ciao Peppe, ciao, ciao.